Allora, ecco qui i pacchi Avon Espressi, che è l'ultimo ordine del mese e poi io vado in ferie finalmente. Perché tutti hanno fatto le ferie perché ma quindi dato che io il primo parto, dopo riprenderò con la mia attività e dopo dal 13 insomma in poi. Allora, vi dico subito che è arrivato un pacco mega galattico e un pacco grande, normale, pieno pieno. Quello mega galattico, che non ce la potete credere, è grande così. Ah, aiuta! Eccolo. È già stato aperto adesso perché mia sorella non resisteva e me li ha tutti aperti. Non ha mosso niente, però me li ha voluti sbirciare. Stavo dormendo, vabbè. Allora, io adesso lo apro e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Vi sto parlando di una cosa bellissima che è stata ordinata dai miei genitori. E vi sto parlando di questo bellissimo piumone fiorato sul rosa lilla, diciamo, e con questi bellissimi fiori, e poi dietro dall'altra parte double phase, e quindi è sempre con la stessa tonalità di, insomma, con gli stessi disegnini, con i fiori, però è bianca. E questo è il pacco che adesso provo di lanciare. È andato via. È bellissimo, devo dire. Sempre un Made in Italy, è costata penso 129, mi sembra, non vorrei dire una cavolata. Comunque è molto delicata e carina. Poi ora prendo l'altro pacco che è qui, eccolo qua, e iniziamo a vedere cosa c'è all'interno. Allora, iniziamo subito, c'è questo gattino pulisci-cellulare di mia sorella, che ne aveva già uno fucsia e l'ha voluto prendere anche nero. È simpaticissimo, veramente. Poi pulisce anche bene. È questo qui, sotto qua, e vabbè, questo è il taglio. Poi, mia mamma nelle offerte dell'outlet di Campagna 9-10 ho ordinato questa tovaglia a cuori bellissima, che è costata poco, e ora vediamo. È grande, da 6 posti, e comunque sì, è tutta così dietro, vabbè, eccola, bella, sicuro da lavare per togliere un po' la colla. E poi abbiamo l'anteprima di campagna 12 da ordinare in campagna 10. Poi mi hanno mandato dei volantini che parlano della linea new e della nuova e-defense, quindi tutta la linea new, parla dei prodotti e parlano un po', quindi c'è qualche di questo. Poi mi hanno mandato un altro di questi qui, dei punti VIP per segnalazioni, insomma. Poi mi hanno mandato un concorso che ci sono in palio delle stampanti. Bisogna ordinare almeno 3 prodotti in campagna 11 della linea New, con almeno una New Clinical di Defense. No, aspetta. 3 prodotti, una new clinical di defense, lozione protettiva da 9,50, oppure una new clinical di defense crema, e si vincerà per ogni divisione la prima presentatrice tra junior, oro, bronzo, insomma la prima tra le junior platino nel mio caso, potrà vincere l'HP 4005 Only One, che è questa qui, molto carina. Però io l'ho appena comprata nuova, la stampante, non è che mi servirebbe, però potrei provare a fare il concorso. Comunque non so se estraggono chi ordina questo prodotto nuovo delle New. Ok. Poi mi sono arrivati i cataloghi di campagna 11, che stavolta ne ho ordinati meno, perché tanto me ne rimangono, insomma,
così. No, mi sembra che deve averne ordinato meno, però ce n'è comunque, vabbè. Bene. Poi il fantastico catalogo di campagna 12 di settembre-ottobre. Che vi farò il video. Bene. E partiamo con i prodotti. Allora, mi è arrivato questo spray rinfrescante alla ciliegia della Footworks per i piedi, da 100 ml, molto buono. Poi mi è arrivata questa che ho preso in anteprima da provare ed è della Advanced Technique Styling. È questo spray termoprotettivo che è anche modellante, quindi... per chi fa la piastra si spruzza questo sui capelli, si modellano i capelli mentre si fa la piastra, anche se tipo vuoi fare i boccoli, e protegge anche dal calore della piastra. Questa è la nuova linea, non costano tanto, quindi è da 100 ml e vado proprio a provarlo. Poi cosa è arrivato? Questo che l'ho ordinato per mio padre, sempre di queste nuove linee Advance, ed è lo Strength and Protect Shampoo, e sarebbe un rinforzante protettivo per tutti i tipi di capelli, dato che è un periodo che hai i capelli in caduta, voglio provare questa linea a vedere se si trova bene. Poi, cosa mi è stato ordinato? Un Infinite Moment, che mi era stato ordinato anche qualche campagna fa e mi è stato riordinato dallo stesso cliente perché gli è piaciuto tantissimo. Gliel'ho ordinato a 11,95€, sempre in sconto dalle campagne precedenti. Sempre buonissimo. Questo è un Eau de Toilette. Non Eau de Parfum, Eau de Toilette. Però buono. Poi, ho ordinato questa, che sarebbe della Skin So Soft. È una schiuma da barba, esse da barba, cosa sto dicendo? Allora, fatemi vedere, perché non leggo niente. Allora, è un gel per depilazione idratante, effetto seta con limante alba, e serve per fare rasoio nelle gambe, così. E dato che io non uso quella da uomo solitamente, prendo questa da provare, insomma, che dovrebbe essere molto delicata. Ok, e la uso appunto per andare via in ferie. Poi mi è arrivato un detergente 3 in 1 dell'Avon Care, buonissimo, ve lo straconsiglio, lo costa veramente poco, ha una profumazione di aloe fantastica e io non ne faccio a meno. Ce l'ho anch'io e è fantastico. Poi mi hanno mandato dei campioncini di creme delle New Ultimate 7S, che fanno sempre buono per i clienti, e mi hanno mandato anche quella delle New Clinical E-Defense nuova. Ok, ah, ce l'ho gli altri. Sì, me ne hanno mandati altri 2 o 3, boh, non lo so. Poi, allora, vi spiego, mi è arrivato anche questo, che è il fondotinta della Color Trend in tonalità natural, ok, da 30 ml. Poi mi è arrivata una Glimmer Stick Diamonds in tonalità Smoky Diamonds. Oddio! È questa qui su... grigio con i glitterini, beh, non si vede tanto, però sempre è glitterata, fidatevi. Poi mi è arrivata questa, che è di un set che ho preso, che sarebbe un set occhi giovani, no, perfetti, boh, non mi ricordo, nel catalogo che c'erano 3 prodotti, c'era questa che è la Super Shock nera, che io ho già, quindi non mi serve, adesso vedrò di venderla,
è questa qui. O la vendo oppure la tengo di scorta, adesso vediamo. Comunque questa si vende molto bene perché è fantastica. La black. Poi, un attimo, prendo il catalogo perché non mi ricordo i prodotti del set. Così vi dico bene. Allora, vediamo il catalogo nuovo. Allora, che non vorrei dire delle cavolate. E quindi vi dico bene cosa c'era nel set. Ecco, è il set Sguardo Giovane a 5,95 di questi tre prodotti, appunto la Super Shock, il mascara e il mascara Super Extend e questa New Clinical con Minofil 33, che è praticamente per le rughe degli occhi a zampa di gallina. E questo si poteva avere, questo set, se si acquistava 15 euro dal catalogo da pagina 32 a pagina 45, dato che una mia cliente ha preso un prodotto, io ne ho aggiunto un altro per arrivare a prezzo, ho preso anche questo. Quindi era un'offertissima, perché non prenderlo? Quindi dovrebbe esserci il mascara, infatti, eccolo qui, che è il Super Extend, e questo me lo tengo io perché non l'ho mai provato. Lo apro subito. È questo, che allunga le ciglia, vediamo lo scovolino, ah è molto stretto, vedremo com'è, carina la confezione. Poi appunto c'era, vediamo dov'è, anche quella, eccola, la Minofil 33 liner correttore, questa qui, che questo ovviamente non è per me perché io non ho le rughe effetto gallina negli occhi, la vendo, dato che veramente è un prezzo buonissimo, io la rivendo a un prezzo un po' più alto, ecco. Poi cos'altro? Mi è arrivato questo ombretto della Color Trend, il Chocolate Kiss, che una mia cliente era interessata, e ora vi faccio vedere questo. Però io stavo guardando la fattura su internet, devo pagare 2,95 euro in offerta di un catalogo, ma io, cogliona, ho messo album 9 e mi è arrivata a 6,95 euro questo prodotto, cioè non vale 7 euro, quindi io adesso guardo se rimando all'indietro, rifanno fare il prezzo, non lo so, vediamo. Dunque, ecco, poi mi sono arrivati questi perché devo ordinarli a meno per venderli a meno, dato che la mia cliente lo va a pagare 3 euro, non posso fargli pagare 7 una cosa che ne vale meno, ecco. Alla fine questi qui sono ombrettini, cioè della linea economica, io li consiglio sempre di acquistarli, ma quando ci sono le super offerte, è inutile stare a spendere il doppio per una cosa che puoi avere a meno. Ecco qui, questo qui che è il Candy Coated, ok, un altro ancora nella tonalità Sweet Tart. Beh, questo qui in giallo e corallo. Adesso vedrò come fare per quanto riguarda questo errore mio di ordine. E, ok, poi ci sono questa palettina, che è la Mocha Latte. Vediamo qual è quella. Perché vi spiego, ne ho due di Mocha Latte. Una è quella di adesso e un'altra è quella nel nuovo packaging in super anteprima, che io ho acquistato con un set dentro a le anteprime per presentatrice, quindi adesso controllo e vi faccio vedere tutte e due. Allora, una l'ho ordinata la mia cliente, una l'ho presa io in anteprima. Allora, ecco, infatti vi faccio vedere prima quell'altra, è la stessa tonalità però cambia il packaging, ecco. Questa qui è della mia cliente ed è così,
la mocha latte, molto carina. Ed era a soli 9,95€, un ottimo prezzo scontato. E io invece l'ho presa in anteprima con un set che l'hanno fatta con nuovo packaging molto bello, con le cialdine rettangolari e quadrate con i numerini, quindi c'è un ordine per truccarsi, si segue qui dietro, c'è spiegato i passaggi ed è molto bella. Io non avevo queste tonalità e quindi l'ho presa in anteprima, eccola qui, che era praticamente con un set, c'era questa, poi cosa c'era anche? Che non mi ricordo più, c'era il rossetto del nuovo packaging, l'Ultra Color Lipstick, ed è nella tonalità, perché non lo potevo scegliere, c'era solo un colore nel set, il Perfect Red. E ora lo apro perché sono molto curiosa. Il nuovo packaging è più quadrato, più stondato, ecco, bellissimo. Sopra e c'è l'apertura che si può vedere il rossetto. Ed è questo rosso qui, un po' scuro, eh? Rosso scuro, pensavo fosse più rosso, invece è più su un bordeaux. Dalla foto sembrava diverso, comunque è bello. Io non ho dei rossi, quindi ne ho solo uno nuovo che ho preso l'altro giorno, della Yves Rocher. Comunque questo qua, bello, bello. Poi sempre nel set c'era questa, che anche questa la devo assolutamente vendere, che è la nuovissima in anteprima delle New Clinical Defense, che è questa protezione F50 per il viso. Da giorno, che va dato al mattino su tutto il viso, e praticamente protegge dagli agenti atmosferici la pelle. E questa qui io adesso sicuramente la venderò o a mia nonna o a qualcuno che ha bisogno di questi prodotti, oppure a mia suocera, così, che lei ha quasi 60 anni, e li vedremo com'è. Ok, poi mi è arrivata un'altra glimmer stick, che è l'Emerald Glow, quella verde con tutti i brillantini, è verde, fidatevi, la punta l'avete già vista, quella lì come quell'altra di prima. Poi mi è arrivato questa, che è una Super Shock Blackberry, di quelle fuori catalogo, che voglio assolutamente vendere perché è fantastica, quindi l'ho presa da vendere a qualche cliente perché non possono non provare questo colore, è fantastico per quello che costa, adesso si può prendere, ok, dato che vado via all'Elba, c'ho della gente che conosco là, se riesco a vendere qualcosa anche là prendo con me un po' di prodotti. Bene, poi mi è arrivata questa, che è una Super Shock Acqua Pop, quella blu che mi mancava, per me è questa, blu bellissima, l'ho vista indosso a una mia collega di lavoro che l'ha presa anche lei e io non ho resistito, l'ho presa anch'io, ok, e questa è quella blu. Poi in anteprima ho preso questo indurente della Diamond Straightening Complex. È un packaging molto bellino, eccolo, e l'ho preso perché fatto diamante, perché ho le unghie debolissime, se vedete qua la ricostruzione mi è saltata via e sì, sono molli, cioè ho delle unghie molli, quindi quando torno dal mare tolgo la ricostruzione, assolutamente dopo inizierò ad attaccare i miei adesivi Avon con l'indurente sotto, perché ho delle unghie che si spezzano con niente, perché appunto fa la ricostruzione e si indeboliscono da matti. Ok, e questo lo userò appena tolgo il tutto. Ok, poi cos'altro? Nel set di prima, che c'era appunto il rossetto in anteprima, quello lì delle New Clinical, c'era anche il nuovissimo profumo in anteprima Avon Instinct, che io adesso apro solo perché voglio sentire la profumazione e capire se può interessare a me o se devo venderlo, perché tanto anche se tolgo questo non succede niente, lo vendo con la confezione,
e devo capire, ecco, com'è, perché non l'ho ancora sentito. Una bella confezione leopardata, bellissima. È bella anche dentro, il packaging è fantastico, ho visto la foto. Guardate cosa può essere. È bellissima, veramente. Sentiamo il profumo da qui. Buono, sì. Molto, molto, come si dice? Istinto felino. Sapete che è buono? Adesso me lo snifferò ancora un'altra mezz'oretta, poi deciderò se venderlo o tenerlo. Comunque col prezzo che l'ho pagato mi conviene probabilmente tenerlo, perché non lo trovo più così. Molto bello. Poi, altri due campioncini. Questo video oggi si dilunga molto, lo so, però c'ho tanti prodotti. Allora, due rossettini fuori catalogo. No, tre rossettini fuori catalogo. Che sono? Due Pink Peace uguali, che sono della linea che è uscita, che non c'è più, l'Ultra Color Rich Pink Crystals. E un altro sempre di questa linea, però in Pink Sapphires. Allora, uno è uguale agli altri, quindi lo tengo chiuso, che lo devo vendere. Poi il Pink Peace lo apro, che è in questo packaging molto bello, ed è questa tonalità carina. Beh, potrei anche svuociarvelo, dai, così vediamo com'è. Molto delicato, devo dire. Bello, delicato. Ok. E poi c'è questo, che è il Pink Sapphire, che io apro per vedere. Curioso. Sempre stesso packaging. Ops. Ed è questo rosa qui, un po' glitterato. Vediamo. Sempre molto nude, molto chiaro, molto portabile. Ed eccolo qui. Anche questo adesso lo tengo, probabilmente, forse se trovo una cliente che lo vuole a 2 euro lo vendo, perché costa un pochissimo sulle offerte. Poi ecco, adesso vi faccio vedere, a parte questi che sono i campioncini del nuovo profumo.